testi diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo, più 2,53%. Le peggiori performance si registrano su Tenaris, che ottiene meno 0,75%. Sul mercato delle materie prime, sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1824 dollari l'oncia. È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia della produzione industriale, che dell'indice ZEF. È previsto sempre domani dall'Unione Europea l'annuncio del PIL. I mercati sono in attesa delle vendite al dettaglio dell'Italia, in previsione mercoledì. Oggi la borsa di New York è chiusa per il Labor Day. Nel frattempo il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia 15.689,25 punti.